Tutti no, sorpreso per nulla, perché conosco Mario Draghi e questi temi nei suoi interventi pubblici ci sono da anni. Era un banchiere avido e cattivo solo per quelli che poi sono corsi a votargli la fiducia, populisti e sovranisti che hanno cambiato orientamento. Seriamente, tra le tante diseguaglianze di cui spesso parliamo, in Italia c'è anche una profonda diseguaglianza generazionale. Per ogni 1.000 lavoratori ci sono 600 italiani in pensione. C'è un peso tutto portato da una generazione che attraversa precarietà, difficoltà, che ha problemi a costruire una famiglia. Oggi Mario Draghi, in quello stesso intervento, ha detto con chiarezza che per i giovani servono cose anche semplici e molto banali: lavoro, casa e servizi per l'infanzia. Intorno a questi tre pilastri si può costruire anche un recupero della natalità del paese che è sceso a livelli preoccupanti. Da questo punto di vista vorrei ricordare che Italia Viva questo tema l'ha messo al centro dell'agenda da un paio d'anni, lanciando quel Family Act che lo stesso Draghi ha rilanciato stamattina. Parlerà dopo di lui anche la ministra Elena Bonetti. Quella riforma l'ha definita Draghi oggi una riforma strutturale del paese, non sparirà, non svanirà. Il primo tassello diventa realtà fra qualche settimana, a luglio, finalmente per i lavoratori autonomi Signori. e per i disoccupati, cioè per le persone che non hanno mai avuto queste garanzie, arriva l'assegno unico universale per i figli, che poi dal 2022 sarà esteso a tutte le tipologie di lavoratori e a tutte le famiglie. Ed è un primo tassello. C'è la necessità di dare la possibilità, come stavate dicendo, di un mutuo per i giovani per potersi permettere una casa e poi il recupero del lavoro, perché quando finirà il blocco dei licenziamenti noi rischiamo un'ecatombe peggiore di quella che abbiamo visto nei mesi scorsi, e però gli strumenti che il governo sta mettendo in campo, guarda caso, si va verso quella decontribuzione per chi assume, che vorrei dire è un modello che qualche risultato lo ha dato negli anni scorsi in Italia quando governavamo il paese, però davvero questa priorità, la priorità giovani per Mario Draghi è una costante. Al meeting di Rimini quest'estate, parlando Sì, dell'autonomia, della didattica a distanza, parlò del rischio di sperperare una generazione. Ecco, questo rischio noi ce l'abbiamo ben presente. Dal Family Act, da altre politiche che questo governo sta facendo, sono un intervento decisivo in questo Sì, senso. ovviamente